Cascina Nirasca è un altro dei riferimenti di questo territorio, di questa valle. Marco, beh, è ovvio che tu sia presente con l'Ormeasco, prima di tutto, il nostro Pornassio, ma anche il Vermentino, il Pigato, insomma, i vini che caratterizzano questa zona. Allora, come è andata, prima di tutto, come andrà, anzi, perché non è che avete ancora cominciato la vendemmia, come siamo messi? Allora, ti devo dire innanzitutto, ciao Andrea, mi fa piacere come tutti gli anni di incontrarci qua. Devo dire che l'uva è bella, l'uva è molto bella, ce n'è una quantità giusta, quindi non abbiamo problemi di quantità esagerate che poi ovviamente portano a vari problemi in vinificazione. Ti devo dire che per adesso siamo contenti, stiamo avviandoci alla maturazione finale e aspettiamo questi ultimi giorni per poi essere pronti a raccoglierlo. Hai anche dato un po' di brio nel vino con queste etichettature che ormai ti caratterizzano, che sono secondo me molto simpatiche, anzi molto comunicative, devo dire. Questo ti devo dire che era l'idea, volevamo dopo alcuni anni che ci eravamo assestati sul nostro tipo di etichette cambiare completamente la situazione e credo che tutto sommato ci siamo riusciti, se non altro per essere identificati anche da lontano come Cascina Nirasca con queste etichette molto colorate e molto particolari, sì. Insomma, il vino è una cosa seria per quello che c'è dentro la bottiglia, fuori possiamo anche sorridere. Questo deve essere così, sicuramente, sì, certo. E senti, per i tuoi vini, allora io ho solo fatto qualche citazione veloce, meglio che sia un attimino tu a parlarci del prodotto del Principe. Certo, noi siamo proprio al centro della DOC Ormeasco di Pornassio e facciamo quasi 35.000 bottiglie di questo vino, un vino particolare, un dolcetto a raspo rosso che cerchiamo di mettere sulle tavole di tutti i Liguri e non solo, perché piano piano ci siamo fatti strada anche facendo conoscere questo vino, che ovviamente è una DOC piccola e quindi poco conosciuta anche nelle zone piemontesi, nelle zone lombarde, nella nostra ricettività. Poi, come mi dicevi prima, facciamo anche i bianchi, i Vermentino e Pigato, con le vigne che abbiamo al mare, del corpo storico che abbiamo mantenuto negli anni. Insomma, questo significa che il vino Cascina Nirasca lo fa con l'uva del territorio e con il cuore, basta, nient'altro. È proprio così, ma è l'unica strada per presentarci a livelli alti.